Arrivare da Roma Termini a Pompei Scavi in un'ora e mezza è l'ultima grande novità annunciata dal governo per uno dei patrimoni artistici e storici più famosi al mondo. Il progetto, realizzato dalle Ferrovie dello Stato e sponsorizzato dai ministri della Cultura Dario Franceschini e delle Infrastrutture Graziano Del Rio, nasce per rilanciare Pompei e soprattutto per consentire che treni ad alta velocità possano caricare e scaricare i turisti direttamente alle porte della città antica. E fin qui si potrebbe dire che bel progetto, nulla di strano e preoccupante, insomma, se non fosse solo per il fatto che la costruzione del hub ferroviario nell'area UNESCO creerebbe danni alle economie locali ed escluderebbe dal circuito turistico Pompei e centri minori dell'area vesuviana. Ed è di questa idea, tra i molti, anche il parlamentare del Movimento 5 Stelle, Luigi Gallo, che ai nostri microfoni dice. Il governo del Partito Democratico applica un progetto maldestro di Trenitalia perché vuole portare l'alta velocità a Pompei, ma su una linea in cui i treni dovranno per forza viaggiare lentamente. Quindi è semplicemente. Mi sembra tanto uno spot, ma io penso che il vero business sarà in questa costruzione di una stazione di tre piani con centro commerciale dove i turisti verranno trattenuti e non potranno spendere le proprie risorse sul territorio campano. Noi sosteniamo una riqualificazione delle stazioni ferroviarie, quelle di Ferrovia dello Stato, che sono nel distretto Pompei e che possa portare il turismo anche in maniera dislocata sui territori che hanno tante bellezze. Perché questo era il progetto iniziale quando è stata votata la legge nel 2013, adesso invece è diventato qualcos'altro perché si prende semplicemente un'idea di Ferrovia dello Stato e la si vuole attuare decontestualizzata dall'intero progetto. Il deputato pentastellato propone una soluzione utile per l'economia turistica della provincia di Napoli e per il rilancio del trasporto pubblico e lancia un appello al governatore della Campania, Vincenzo De Luca. In questo momento la regione Campania soffre terribilmente un trasporto pubblico che non funziona. Quindi non ci stupisce che il governo Renzi e il PD abbia questa logica, ci stupisce invece che De Luca non protegga un progetto che sia più economicamente vantaggioso per il territorio.